Bene, dopo la parte introduttiva generale della scorsa lezione, passiamo alla parte operativa. Vi ricordo alcune cose. Procederemo per step successivi, con calma, piano, ma è essenziale che digitiate esattamente quello che digito io. In alcune cose si può variare, ma siccome per non rischiare, è meglio che facciate esattamente lo stesso. D'accordo? Perché cambiare un punto con un punto e virgola, cambiare un'istruzione con un'altra può non essere indifferente. Allora, abbiamo aperto il JS, abbiamo la finestra di lavoro che è questa finestra grande, divisa in due parti. La parte superiore, quella grande, è l'area di lavoro, quella inferiore è l'area di comunicazione dove il sistema ci informa di quello che funziona e di quello che non funziona. Vedremo più tardi in che cosa consiste questo. Qui è sufficiente seguire i vari passi. La prima pagina che si apre è quella della descrizione, che è un file di testo, di puro testo, dove chi scrive il codice, il programma, spiega che cosa fa il programma e come usarlo. È una pagina essenziale, non è una pagina trascurabile, perché se poi aprite questo programma tra 3, 4, 5 anni, non vi ricorderete mai più cosa fa e cosa non fa. Quindi dare istruzioni, descrizioni dettagliate, sufficientemente dettagliate, è essenziale. Anche perché magari potrebbe usarlo un'altra persona. Ok, poi il bello di EJS è il fatto che chiunque ha EJS può prendere il programma, modificarlo secondo le sue esigenze. D'accordo? È un software appunto libero, riconoscendo però chi è l'autore del software e descrivendo quali sono le modifiche. Questa si chiama la licenza Creative Commons. Ok? La prima cosa che facciamo, basta che è scritto, basta cliccare sulla pagina per creare una pagina che vogliamo su cui vogliamo scrivere. Chiamiamola introduzione. Ok? E si apre un editor di testo simile a Word. E qui scriveremo, però scriveremo alla fine. Quindi qui metteremo la descrizione del programma. Okay? Non serve che scriviate proprio questo, però il sistema EJS non gradisce il fatto che ci siano pagine vuote, quindi qualcosa bisogna scrivere. Basta che scrivate anche introduzione, qualsiasi cosa di testo. Qui chiunque può scrivere qualsiasi cosa, voglio dirlo. Questo non è codice, è solamente commento. Okay? Si può attivare o disattivare l'editor con questa manina qui sopra. Una volta che clicco qui, mi scompare il menu dei comandi, per cui adesso non posso più. Se digito non modifico più niente per evitare di scrivere o danneggiare il testo inavvertitamente. Per attivare l'edito basta che riclicco su questo. Ok? Fatto questo, tutto chiaro fin qua. Qui possiamo lasciarlo o toglierlo, non c'è problema. Passiamo all'area di lavoro del modello. Quindi basta cliccare sulla spunta dell'area centrale e si attiva, accediamo a quella parte di programma che si incarica di fare i calcoli. Qui mettiamo le pure istruzioni di calcolo. Ok? Mentre poi nella terza parte metteremo come visualizzare i risultati dei calcoli. E qui, come vedete, ci sono moltissime etichette. Cominciamo dalla prima, le variabili. Qui con variabili si intende sia quelle realmente che variano, sia le costanti, cioè tutto ciò che useremo, la lista della spesa. In questa pagina mettiamo tutto ciò che nel programma sarà utilizzato. Okay? E anche qui creiamo una pagina, diciamo le variabili, che ne so, cinematiche o dinamiche. Okay? Ma un titolo va all'altro, non è un problema. Poi vediamo come se e come conviene distinguere. La prima variabile che usiamo, quella in qualsiasi simulazione dove ci sia qualcosa che si muove, è il tempo. Quindi la chiamiamo T. E vedete che la pagina è divisa in colonne. Il primo è il nome della variabile, che può essere un nome alfanumerico, cioè che contiene caratteri e numeri. È importante che cominci con un carattere. Poi c'è il valore iniziale, cioè da quale valore parte? Gli diamo il valore 0, 0.0. Scusate.
E poi c'è il tipo di variabile. Double significa una variabile in doppia precisione. Ok? Questo significa che ha quante? 16 cifre dopo la virgola, anche se lui ne rappresenterà di meno. E poi le dimensioni. Che significa dimensioni? Significa che alcune variabili sono in realtà delle liste di variabili, gli array o i vettori in italiano. Qui, se non c'è scritto niente, vuol dire che ogni variabile contiene un solo dato, mentre un vettore può contenere n dati. Okay? Se faccio un vettore posizione avrò x, y, z, sono tre dati. Per adesso non useremo vettori in questa simulazione, quindi tutta questa colonna finale, la dimensione sarà sempre vuota. Vuota significa che è 1. D'accordo? Sotto possono anche mettere un commento a quella variabile, per esempio qui possiamo mettere tempo. Questo non è necessario, ma serve a me se ho nomi strani per ricordarmi che quella variabile in realtà indica il tempo, anche se è abbastanza evidente, la chiamo t. Però può essere utile qualche volta scriverlo. Non è indispensabile. Questo serve a me, programmatore, per ricordarmi che cos'era quello. In seconda colonna, cosa mettiamo? Beh, abbiamo il tempo. L'altra variabile fondamentale è la scansione temporale tra un fotogramma e il successivo. Quello che abbiamo chiamato delta t, chiamiamo questa volta dt, cioè quanto tempo passa tra un fotogramma e quello che viene dopo. Vi ricordo che l'unità di tempo nel nostro sistema non è il secondo, ma è cos'era 10 alla meno 12, 13 secondi con le unità di Hartree, ma non ha importanza. Okay? La simulazione avrà le sue unità. In termini delle sue unità, abbiamo normalmente una buona simulazione si aggira con delta t dai 0,1 ai 0,5 secondi, mettiamo 0,01. Ah, attenzione, il codice usa il sistema anglosassone, quindi il decimale è il punto, non la virgola. Mettere la virgola al posto del punto è un errore. Ok? Il decimale si mette col punto. Ogni volta che scrivo una riga, il sistema provvede a creare la successiva vuota. Che posso aggiungere o togliere righe con un comando opportuno usando il mouse col tasto destro. Ok? Dopodiché, cosa ci serve? Beh, ci servono le posizioni iniziale del nostro elettrone e la posizione variabile. Quindi cominciamo dandogli la posizione in x. Vi ricordo che avremo un sistema di assi cartesiani ortogonali. Chiamiamola x0. Ecco, qui ho un primo variabile dove ho un nome con caratteri e numeri. Questo lo mettiamo a 1, per esempio, mentre y0, la coordinata iniziale in ordinata, la mettiamo a 0. Quindi il nostro elettrone parte a destra del centro dove c'è il nucleo, di una unità, quindi di un raggio di Bohr. Ok? Dopodiché avremo i valori correnti, cioè quelli che verranno modificati nel corso della simulazione, quindi inserirò x, il cui valore iniziale sarà x0, e y, il cui valore iniziale sarà y0. Non so se riuscite a vedere, la metto in blu, quindi un po' scura. Ok? Dopodiché la nostra particella si muove, quindi avrà bisogno di una velocità. Quindi in questa riga metteremo Vx, la componente x della velocità. E qui diciamo che parte in Vx 0, velocità iniziale è nulla, Vy perpendicolare all'asse, quindi mettiamola a 1. In questo caso avremo orbite circolari, vedremo dopo, ma dopo lo potremo anche modificare. Ok? Oltre alla velocità ci serve l'accelerazione a x, scusate, l'accelerazione lungo l'asse delle x. Qui potremmo mettere un valore fittizio solo per riempire la riga, oppure un valore che calcoliamo però a parte. È seccante dover fare calcoli a parte. Possiamo anche lasciarlo vuoto e usare la seconda label, la seconda etichetta, per inizializzarlo, cioè per calcolare il valore di partenza, che è la cosa che si fa normalmente. Okay. Qui possiamo, ripeto, per non lasciarla vuota, mettere 0,0, anche se non è 0,0,
scusate, qui ho a y ok, anzi ancora meglio, cominciamo con i valori iniziali, quindi a x0 e a y0, perché per usare poi l'algoritmo di Verlet dovremmo usare due valori dell'accelerazione, quindi ci serve quello iniziale dell'intervallo e quello finale, quindi metteremo due volte l'accelerazione. Ditemi se vado troppo veloce. Qui mettiamo a x0 e qui mettiamo a y0. Okay. D'accordo? Dopodiché parliamo sempre della fisica del nostro sistema, ci serve qualcosa che indichi la massa dell'elettrone, okay? Perché l'accelerazione dipenderà dalla sua massa, quindi mettiamo una m piccola che indica la massa dell'elettrone, la mettiamo a 1 nel sistema atomico di Hartree, la massa dell'elettrone è la scalata a 1, così come la carica Q piccolo, mettiamo anche questa pari a 1. Poi c'era la necessità di introdurre anche, se vogliamo fare le cose per bene, K0, la costante di Coulomb, anche questa nell'unità di misura del sistema atomico era 1. E poi cosa mancava? Niente, mi sembra che siamo a posto. Servirà nel calcolo anche la distanza dal centro. Come vedrete a breve, non posso usare grandezze che non definisco in questa pagina. Se uso qualcosa che qui non c'è, il sistema si arrabbia. Tutto quello che uso deve essere definito qui. Quindi mettiamo anche una R piccolo, distanza dal centro, mettiamola adesso uguale a 1, perché se x è 0, se x è 1 e y è 0, la distanza iniziale è 1, dopo la aggiorneremo nel corso del calcolo. E poi cosa ci serve? Questo però per la parte grafica, ci servirà anche dire, beh, il nostro sistema occupa una certa porzione di spazio, quindi quanto facciamo grande la nostra area dove metteremo il grafico. Lì cosa possiamo? Mettere una L maiuscola per lunghezza, che se la coordinata iniziale è 1, in modo che si veda bene il nostro sistema, diciamo che L sarà 3, cioè il triplo delle dimensioni del nostro atomo, per dire, 4 andava bene uguale, ecco, un numero sotto l'1 no, perché altrimenti visualizzeremmo solo il nucleo. Però questa è una scelta, insomma, di comodo, potremmo anche cambiarla. Poi cosa mancava? Basta. Ah, certo, le energie. Queste possiamo anche aggiungerle dopo, ma visto che ci siamo, facciamolo. Calcoleremo anche le energie. Quindi ci sarà un'energia cinetica, chiamiamola E maiuscolo cin, che qui mettiamo uguale a 0, dopo la calcoleremo. L'energia potenziale, E pot, E maiuscolo, pot minuscolo, anche questa la mettiamo a 0, ma poi calcoleremo il valore iniziale, e poi l'energia totale, E tot, che sarà uguale all'energia cinetica più l'energia potenziale. Questo vale qui come in tutto il resto. Ho fatto un po' di confusione, scusate, e cinetica più E potenziale. Tutto chiaro fin qui? Ok, cosa serve che facciamo una pausa, vengo a vedere o siamo a cavallo? No, benissimo. Questa è la lista della spesa. Ok, se nel corso della programmazione, cioè della scrittura del programma, ci verrà necessità di usare una variabile che qui non abbiamo definito e la usiamo lo stesso, il sistema nella casella dove la scriviamo colorerà lo sfondo di rosso, per avvisarci, guarda che stai usando qualcosa che non hai definito. Quindi lui ci avviserà. Ok? Questo è un bene. Dopodiché, esaurita la lista, esaurita per quanto adesso possiamo immaginare la lista delle variabili che useremo, passiamo alla seconda etichetta, l'inizializzazione. Ok?
Questo cosa comporta? Qui abbiamo una lista di variabili dove diamo un numero come valore iniziale. Qualche volta il numero, cioè il valore iniziale, potrebbe richiedere dei calcoli più o meno lunghi, come per esempio il calcolo dell'energia cinetica o dell'energia potenziale o dell'accelerazione ancora di più. Ok? Per non farlo a mano e poi mettere il numero giusto, quindi per farlo fare al computer, usiamo questa pagina. Quindi selezioniamo questo e si crea una pagina nuova. Un clic su questa, chiamiamola proprio inizializzazione. E qui cominciamo a scrivere le prime righe di codice in Java. Come ogni buon programma richiede, c'è l'istruzione del codice vera e propria, e questa è opportuno che venga commentata. Che significa commentare un'istruzione? Significa scrivere del testo, cioè qualcosa che il computer ignorerà, perché serve solo a me per capire cosa sto facendo, che introduce o descrive l'istruzione che segue. Okay? È come dire, che ne so, adesso calcolo l'accelerazione. Questo adesso calcolo l'accelerazione al computer non interessa. Interessa a me quando riaprirò il programma per sapere cosa fa l'istruzione che segue, in modo tale che così posso controllarla più efficacemente. Però il computer ha bisogno di sapere se quello che viene dopo quel punto è un'istruzione o un commento. Per far questo si usa la doppia barra. Scusate. Vedete che la evidenzia in rosso. Significa quello che segue a destra di questa doppia barra è un commento, quindi il computer lo ignora. E di solito si mette una riga vuota sopra e una riga vuota sotto per evidenziarlo un poco meglio. Quindi commenterò tre righe e qui mettiamo inizializzo o calcolo meglio R. Anche se in realtà avevamo già dato il valore iniziale corretto, però almeno così vediamo in base alle coordinate come calcolo R, che è la distanza dal centro. Questo commento sta a indicare la riga che segue è il calcolo di R. Ditemi se ci siete. Perfetto. Adesso diamo istruzioni al computer su come calcolare R. Quindi mettiamo R. Sapete che la cosa che è più a sinistra sarà il nome o l'etichetta, o meglio ancora la variabile, dove verrà messo il risultato del calcolo. Poi c'è l'uguale, che è l'assegnazione, e dopo il calcolo vero e proprio. R che cos'è? È la radice quadrata di x alla seconda più y alla seconda, teorema di Pitagora. Okay? In Java le funzioni non elementari, cioè che non siano somma, prodotto, eccetera, cominciano con l'etichetta, con la sigla MATH, M-A-T-H. Significa questa è una funzione matematica. Okay? Ci sono funzioni di libreria, come si dice. Poi segue un punto e in seguito per la radice quadrata è SQRT, square root. Lui mi dà diverse opzioni, ha già selezionato quella giusta, clicco su invio, non mi fa niente, chissà perché, ecco. Quindi viene fuori mat.sqrt, adesso è M maiuscolo, SQRT minuscolo, parentesi tonda aperta. Questo significa quello che segue la parentesi tonda è l'argomento della radice. Ok? Siccome anche la potenza è una funzione col mat, per evitare di fare la potenza scrivo x per x. Il prodotto è l'asterisco. Questo per scrivere in modo più veloce x alla seconda. Poi più y per y. Ok? Siccome però stiamo inizializzando la R, mi conviene, anziché usare x e y, usare il valore iniziale, x0 e y0. Allora, qui c'è x0 asterisco x0 più y0 asterisco y0, cioè
x0 alla seconda più y0 alla seconda, poi parentesi tonda chiusa. Ok? Attenzione, questa è una peculiarità di Java. Quando finisco un'istruzione, devo mettere un punto e virgola. Questo comunica a Java, attenzione, qui l'istruzione, il calcolo finisce, perché in realtà potrei metterci più qualcos'altro, eccetera, eccetera. Lì il sistema ha bisogno di sapere dove io finisco. Se non lo metto, lui cerca il resto nella riga dopo. Ok? Bisogna chiudere l'istruzione. Questo è il calcolo di R al punto di partenza, al primo fotogramma. Ok? Perché ci serve R? Per calcolare l'accelerazione. Quindi, altra riga di commento. 3 per dire la verità. Calcolo meglio. Inizializzo perché è più corretto. E qui inizializziamo l'accelerazione del nostro elettrone. Anche qui avremo AX0, perché partiamo da quello iniziale, quindi AX0, la componente X dell'accelerazione, uguale. Ora, come è fatta l'accelerazione? È la forza diviso la massa. Siccome ho due cariche opposte, una Q e una meno Q, una più 1 e una meno 1 in termini di unità atomiche, comincerò con un meno. Poi ho K0, costante di Coulomb, per la carica al quadrato, quindi per Q, diviso la massa M. Questa parte è opportuno metterla tra parentesi. Quindi ripeto, meno parentesi tonda K0 per Q diviso M. Il diviso è la frazione, è lo slash. Ok? E poi, se vi ricordate, avevamo nella componente X, avevamo X diviso R alla terza. Ok? Quindi moltiplico asterisco X, 0, perché siamo nel punto di partenza, diviso che cosa? Beh, qui ho la potenza 3 di R. La potenza si fa sempre con l'istruzione MATH, M-A-T-H, punto. Qui non devo fare la radice quadrata, ma la potenza, e la potenza è P-O-W. Che sta per power. E la funzione power richiede due argomenti, cioè devo dare due grandezze, la base e l'esponente, separati da una virgola. La base è R, distanza dal centro, virgola, l'esponente è 3. Attenzione, 3 è il numero naturale, quindi senza punto. Poi chiudo la parentesi, chiudo l'istruzione. Ok? Qui per la componente Y dovrei ricopiare tutto, riscrivere tutto. Posso copiare, evidenzio io col mouse, probabilmente col cursore, faccio un copia, copy, vado sotto, nella riga sotto faccio un paste, incolla, e dovunque c'è X scrivo Y, il resto rimane identico. Quindi abbiamo inizializzato la componente X e Y dell'accelerazione. Ok? Tutto chiaro? Benone. Infine, inizializziamo il calcolo dell'energia cinetica e di quella potenziale, che è l'unica cosa che ci rimaneva da fare. Anche qui 3 righe vuote, inizializzo. L'energia, o meglio le energie in realtà, perché sono più di una, le energie.
cominciamo con quella cinetica. E cin uguale un mezzo, che è 0.5, per la massa dell'elettrone m, per v alla seconda, ma v è un vettore, quindi la componente x e la componente y. Quindi avrò vx alla seconda più vy alla seconda, quindi devo metterci una parentesi tonda. Vx moltiplicato per vx, che sta per vx alla seconda, più vy moltiplicato per vy. Questo è per il calcolo dell'energia cinetica. L'energia potenziale, quindi punto e virgola, chiudo l'istruzione, vado a caporiga, e potenziale, e pot, che vale, scusate, abbiamo sempre le cariche opposte, quindi ho meno K0 per Q per Q diviso R. Non è necessario, no. Perché io metto la parentesi tonda? Perché vedi che ho, non, anche qui non è necessario, ma siccome ho un coefficiente che è costante, poi ho una divisione e poi una moltiplicazione, per evitare di confondere il denominatore con una, con il denominatore di quello che segue, è meglio sempre mettere una parentesi quando serve. In questo caso, dopo che la divisione non ho altre operazioni, posso anche evitare la parentesi. È una misura di sicurezza, se vuoi. E poi anche questa è un'altra misura di sicurezza. Rifaccio calcolare l'energia totale. E tot vale e cin più e pot. E con questo abbiamo finito le inizializzazioni. Ok? Ci sono domande? Benissimo. A questo punto abbiamo ancora due passi importanti da svolgere. L'etichetta successiva, l'area evoluzione, c'è la procedura di calcolo, l'algoritmo che mi permetterà di passare da un fotogramma al successivo, va qua dentro. Però prima di arrivare lì, facciamo prima la parte successiva, cioè le relazioni fisse. In che senso? Relazioni, cioè operazioni che il computer fa per ogni fotogramma, che sono sempre quelle. Ok? Mentre in evoluzione passiamo da un fotogramma all'altro, in relazioni fisse ci sono le grandezze, le cose che il computer fa ad ogni fotogramma. Quali sono? Beh, sarà il calcolo dell'energia, perché per il resto, cioè l'aggiornamento della posizione, della velocità e dell'accelerazione, lo metteremo in evoluzione, mentre la parte di energia, queste linee di programma le svolge solo nel primo fotogramma, cioè all'inizio, però dovrò farle anche successivamente, perché l'energia mi interessa calcolarla in ogni istante. Quindi qui in relazioni fisse clicchiamo, per esempio, che ne so, facciamo anche così, va bene anche così. Copio proprio letteralmente questa parte. Faccio un copia e un incolla. Però questa volta non è un'inizializzazione, ma un calcolo. E qui non devo cambiare niente perché i valori sono già quelli del generico, insomma del generico istante dell'evoluzione. Ok? Ci siamo? Molto bene. Adesso passiamo alla parte centrale. Qui l'evoluzione mi dà due opzioni. EJS è un software molto potente. Mi dice: cosa vuoi fare? Vuoi creare tu la pagina di codice o vuoi utilizzare la matematica che EJS ha al suo interno?
ODE significa Ordinary Differential Equations, cioè equazione differenziale ordinaria alle derivate totali, che troverete in matematica l'anno prossimo. Si può usare questo, cioè, e conviene usare le ODE se il computer affronta, cioè la simulazione affronta situazioni estreme. Ok? In che senso? Se noi usiamo la procedura che abbiamo visto durante l'introduzione di ieri, okay? Quindi ho un passo temporale fisso, potrebbe non andare bene dappertutto, perché se la mia particella si avvicina molto al nucleo, okay, lì la forza istante per istante cambia molto, quindi lì potrei avere bisogno di un passo piccolo, mentre quando è lontana mi basta un passo lungo, un passo temporale. E per evitare questo, dover adattare il passo temporale a dove si trova la particella, posso usare un risolutore di equazioni differenziali già intrinseco nella biblioteca di AJS. Però questo toglie il gusto alla programmazione, in realtà molte volte è indispensabile, ma noi possiamo farne a meno. Okay, quindi andiamo a selezionare la prima area, cioè quella più in alto, dove il codice lo creiamo noi, cioè l'algoritmo risolutivo glielo diamo noi ad AJS. Quindi clicco una volta lì sopra, lasciamola così, Evolution Page. Cliccando questo abbiamo libertà di scegliere quale algoritmo implementare. Anche in questo caso procediamo commentando le istruzioni che inseriamo. Quindi, tre righe vuote. Qui la prima cosa che facciamo è aggiornare il tempo. Non è la nostra questa. Che significa aggiornare il tempo? Passiamo dall'etichetta temporale del fotogramma precedente a quello attuale. Quindi il nuovo T è il vecchio T più l'intervallo di tempo tra un fotogramma successivo. Questo mi dice che T, il nostro orologio, è avanzato di uno scatto. Okay? Attenzione, ricordatevi il punto e il virgola. Dopodiché aggiorno le posizioni. Cioè la X e la Y. Come? Beh, usando la legge del moto uniformemente accelerato, che è una tecnica adeguata se di T è sufficientemente piccolo. Ok, quindi metterò X che vale la vecchia X più la velocità Vx per l'intervallo temporale dt più un mezzo 0.5 per l'accelerazione ax, quella corrente è no x0, attenzione, per il quadrato dell'intervallo temporale, quindi dt per dt. Questo calcola la nuova posizione nel fotogramma attuale, dove qui x, il primo x è quello vecchio, quello più a sinistra è quello nuovo. Quindi calcola questa espressione e chiama la x. Lo stesso varrà per y. Quindi sotto scrivo un'altra riga mettendo, dovunque c'è una x, metto una y. Attenzione, anche Vx va cambiata. Vx e Ax vanno cambiate in Vy e Ay. In questo modo abbiamo aggiornato la posizione. Cioè adesso la particella si è spostata. Ok? Successivamente aggiorno R, la distanza dal centro, perché se è cambiata la posizione è cambiata anche la sua distanza dal centro. Qui posso o riscrivere del tutto, oppure torno nella pagina di inizializzazione e copio l'istruzione che avevo prima, senza doverla riscrivere. Avendo cura però qui di togliere lo 0, qui c'è x
non x0, e qui c'è y e non y0. In questo modo ho aggiornato, cioè ho calcolato il valore attuale, quello corrente, di R. Ok? Adesso calcoliamo l'accelerazione, che dipende solo dalla posizione, questo è il vantaggio. Se dipendesse anche dalla velocità, non potremmo usare Verlet. Quindi aggiorna l'accelerazione. Anche qui posso tornare nella pagina di inizializzazione e copiare le due righe, senza doverle scrivere da capo. E qui però tolgo lo 0, questo è x, questo è x, questo è y e questo è y. Quindi in queste due righe di codice viene calcolata l'accelerazione alla fine dell'intervallo temporale del nuovo fotogramma. Ok? Ci manca di aggiornare la velocità, ed è lì dove l'algoritmo di Verlet prende forma, prende corpo. Quindi aggiorno V e la nuova velocità vale la vecchia velocità più la media delle accelerazioni precedente e attuale. Quindi avrò 0.5 per, parentesi tonda, AX0, accelerazione iniziale, più AX, l'attuale, moltiplicata per DT. Anche questo lo scrivo due volte, una per X e una per Y. Ok? Ci sono domande? A questo punto, anzi era meglio farlo prima, per evitare brutte sorprese, cioè se il computer dovesse spegnersi, eccetera, salviamo quanto abbiamo appena fatto. Quindi vado sulla taskbar, cioè sul menu di destra dove ho le icone per i vari comandi, vedete che c'è una icona col dischetto, ok? Sotto ce n'è una col dischetto col più. Quella col più serve se sto già lavorando su un file e voglio salvarlo, ma cambiandogli nome. Siccome non l'ho ancora fatto, clicchiamo sulla prima, Save to File, cioè quanto hai fatto, salvalo in un file, clicco una volta, lui lo salverà nella cartella che gli ho dato all'inizio, quella della workspace, e qui me lo chiama unnamed, cioè non nominato. Il punto EJS devo lasciarlo, ma al posto di unnamed, cioè senza nome, gli verrò per esempio moto cariche, chiamiamolo 01, versione 01. Ok? Prego? Lo decide già lui, lo sa già, perché quando ho aperto EJS gli ho già detto in quale cartella lavorare, per cui lui me la mette, nel mio caso, in source, vedi, c'è scritto qua sotto. Dovrebbe dirti dove lo mette. Cambi il nome e clicca su salva. Adesso il lavoro è salvato. Se dovessimo interrompere qui, la prossima volta apriamo con la seconda icona. La prima, quella col foglio vuoto, crea una simulazione nuova che ancora non c'è. La seconda apre una che già esiste. Questa salva quella su cui stai lavorando, dandogli un nome, quella successiva la salva, ma ti chiede se vuoi cambiare il nome. Ok? Fatto questo, proviamo a vedere se abbiamo fatto errori. Facciamo il primo test. Per mandare il programma in esecuzione, clicchiamo sulla freccia verde. Se ci sono errori di programmazione,
nella finestra sotto, quella di dialogo, mi darà un avvertimento, mi darà un segnale. Quindi clicco una volta sul verde, che diventerà rosso, e mi dice vai bene, il programma sta funzionando, ti fa anche i complimenti. Se non ci sono messaggi d'errore, vuol dire che sta producendo. Ovviamente mi fa i calcoli, lì va bene quello che abbiamo detto di fare, ma non ci mostra niente perché manca tutta la parte grafica. Per interrompere l'esecuzione basta cliccare sul pulsante rosso e lui torna in modo editor. Ok? Qualcuno ha avuto segnali d'errore? Allora, è normale. Mettiamo in pausa un attimo. No, 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 no.